un'intera ala della succursale dell'Istituto Superiore Polispecialistico Francesco Morano, nel Parco Verde di Caivano, composta da 12 aule, spazi comuni, laboratori didattici, è stata inaugurata oggi dal consigliere delegato all'edilizia scolastica della città metropolitana di Napoli, Domenico Marrazzo, insieme con la dirigente scolastica Eugenia Carfora. Le aule, siti al primo e al secondo piano dell'edificio, sono state messe al servizio dell'indirizzo alberghiero che, inaugurato nel novembre del 2015 dal sindaco metropolitano Luigi De Magistris, affianca ormai in modo stabile quello tecnico-industriale dell'istituto, registrando performance importantissime in termini di incremento di iscrizioni e di permanenza agli studi. I lavori che hanno riguardato il rifacimento della parte strutturale, intonaci, tinteggiature, infissi ed impiantistica, sono stati effettuati da Armena Sviluppo, società interamente partecipata dalla città metropolitana. Con l'utilizzo delle aule così recuperate, gli 800 alunni complessivi che il Morano annovera tra i suoi tre indirizzi, l'anno scorso è partita anche una classe di agraria, riusciranno a seguire le lezioni in spazi adeguati, dotati delle attrezzature e delle tecnologie necessarie ai rispettivi corsi di studi. Oggi un altro grande risultato della città metropolitana e dell'amministrazione De Magistris. Ciò significa che da questo istituto, posto all'interno del Parco Verde di Caivano, conosciuto purtroppo solo per le cronache, da questa scuola usciranno delle eccellenze, quindi Caivano e Napoli saranno conosciuti per le eccellenze del loro istituto alberghiero. La città metropolitana è già intervenuta in un'opera di risanamento della parte inferiore della sede centrale del Morano, che è Hospitalitis. Sono stati bonificati infatti i locali nei quali sono stati installati laboratori di sistemi meccanici, di chimica, sistemi elettrici, disegno tecnico. La città metropolitana sta diventando sempre più attenta, sensibile, e questo è il momento adatto per dire alla città metropolitana che i ragazzi di Caivano, i ragazzi dell'Istituto Francesco Morano ci sono. Soddisfazione per le aule, soddisfazione perché possiamo dire al territorio ci sono posti dove possiamo accogliere i ragazzi, anche se c'è un piccolo posto lo dobbiamo donare a loro. Gli allievi del Morano, che a conclusione della cerimonia hanno offerto ai propri ospiti un delizioso pranzo preparato sotto la guida dei loro docenti, dimostrano infatti di apprezzare gli sforzi della preside della città metropolitana. L'alberghiero 4-5 anni fa non esisteva. Con l'intervento della preside man mano si è realizzato il nostro sogno, il sogno di Caivano. Qui anche nella sala dove abbiamo mangiato prima non c'era nulla, c'erano delle classi rotte con i muri tutti scritti. Negli ultimi anni infatti non si registra solo un grande aumento delle iscrizioni, ma anche una percentuale di dispersione scolastica tra le più basse dell'area metropolitana. Quasi tutti i ragazzi che si iscrivono arrivano poi al conseguimento del diploma, ed è per questo che l'ente di Piazza Matteotti non vuole fermarsi. Un impegno importante che però non termina qui. Questa scuola avrà la massima assistenza e la massima attenzione dalle istituzioni della città metropolitana.